Ah ok allora la gente c'è Mi sentite? Si sente la mia voce? Non ho mai... Quel che rimane della mia voce Ah perfetto allora sembra che miracolosamente io sia riuscito a Rappare bene Praticamente tutti. Twitch senza far troppi errori se non fosse che la chat nel robo di Dokkan si vede. Non di male, ma dico malissimo. Ma proprio male 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 male, quello non era previsto che il fatto che si cancellasse. Devo vedere un attimino come mai tutto ciò. Quanto sono abituato che la chat non si cancelli quando va su YouTube, quindi devo cercare di capire quale dei miei là, delle mie impostazioni, del mentre il mondo sta iscrivendo a un canale Twitch che ormai non riuscivo a fare, però sì, dai, siamo andati più o meno bene. L'unica cosa è sta chat qui che io la vedo bene perché è la cosa bella che il programma con cui sto streamando ho, come si vede, a destra è proprio la chat quindi è una bellezza devo però capire come state vedendo voi nel mentre ah, sto vedendo come sto vedendo io con qua sotto il robo di kevin che non capisco perché ci sia scritto kevin in quanto dovevo uscire tanto, ma si vede male chi allerta nel volume spacca timpani ok grazie per avermi avvisato vedo modificare tutto allora allora volume notifiche per il volume notifiche devo andare qua datemi solo un secondo io ho le cuffie quindi immaginate il volume notifiche come lo devo stare affrontando allora uh, finestra di avviso devo modificare il volume delle notifiche lo modifico Subito, che dovrebbe essere questo quello che ci sta distruggendo e lui e lui e lui ok ecco fatto dovrebbe andare meglio adesso si sì, adesso va decisamente meglio si vede a 480 eh, per le impostazioni non ho idea di dove le devo modificare eh, Dal stream probabilmente Dall'uscita Eh qua devo capire un attimino come alzarla Così è troppo alto come alert o oh, va bene? Ditemi un attimo Te li posso totalmente distruggere perché sei totalmente inutile Quindi. Tac. Sì, adesso dato come sta andando la roba me le sposto un attimino. Qua sotto. La perfezione che in realtà voi ora vedete questa grafica, ma l'ho fatta uno per ogni genere di live che posso fare. Ok, dite... Ce la posso fare a non morire? Eh, il problema è che ora ho abbassato questa. Il problema è che se qualcuno fa una delle altre tre azioni si becca il volume della morte. Quindi devo abbassare anche le altre tre. Che io pensavo che in realtà, volendo essere sincero, questa qua uscisse quando qualcuno si abbonava. Perché è un'altra l'immagine che avevo messo come quando qualcuno si iscriveva normalmente. Però pare che proprio non ho capito totalmente la roba. Allora. Ok, le donazioni è messa bassa. E poi non so cosa siano. Perché di Twitch. Uh, ne sapevo qualcosa due anni fa Poi ora non ne so nulla Però ho messo anche quella di Questa qual era? Ecco Stavo dicendo infatti Stavo dicendo Non ho idea di cosa siano i beats Quella di que Che è quella che si sta approfittando in questo momento Dicevo non ho idea di che cosa siano i beats Non ho idea ho visto che è una cosa che viene messa spesso, quindi ho messo tutto quanto. Non mi si trova se mi si cerca su Twitch, probabilmente perché l'ho tenuto aperto a far nulla per due anni. Senza fare una live, senza andare praticamente in live, ci vorrà un pochino prima che. Vanno. Lo so, ragazzi, che alto! Ora li ho abbassati tutti. Ora sono tutti quanti bassi, infatti ah i bits sono donazioni comunque ah eh, questo mica lo sapevo e eh, scusatemi sinceramente la differenza tra la donazione e il bits vabbè comunque come ho detto questa è una live di prova per capire se funziona Twitch come funziona Twitch e tutto quanto e quali sono i problemi del design che ho messo attualmente il problema è che la chat qua wow, sparisce Cosa che non mi aspettavo ah donazioni alternative di Twitch il bistro lo puoi comprare su Google Play Ah la moneta di Twitch che essere donazioni non tassate. Ah, allora grazie perché ha donato! <ride> cioè, io pensavo fossero delle cavolatine e chissà cosa. <coughs> Cioè non mi aspettavo fossero veramente donazioni simili E poi mi informano su questo eh Sì, qua si può bestemmiare liberamente Allora Piccola, veloce Visione di che cosa voglio portare su Twitch in generale e Mentre naturalmente per le prime live Penso che ci sarà Sayori a venire patata Tutto il tempo perché Praticamente non c'avevo nessun iscritto qua quindi è normale. Uh, in pratica su Twitch le super donazioni. super donazioni dovrei... Vabbè, io ho preparato uno per ogni cosa. Mi dispiace che si veda questo, perché questo in realtà era per chi si... Per chi faceva l'abbonamento. C'era un'altra più carina per quando qualcuno si scrive. Comunque, Comunque qua ri... dovrei riuscire a fare Dokkan ma non i gameplay, perché io i gameplay li ho sul cellulare. E sul cellulare. Mi cioè non esce con questa grafica. Cioè, non esce bellina, esce come gli ultimi live che ho fatto di Dokkan quindi non live su mobile, però ho tirato fuori dopo un anno che ce l'ho e non l'ho usata. Un regalo del Comic Con di Blasi, tramite questa, dovrei riuscire a portare la switch. Quasi sicuramente E la Playstation 4 Se trovo un terzo cavo HDMI 1 Perché ho quello della Switch e l'altro Quindi dovrei riuscire a... No 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 aspetta A Samu eh, Sì vabbè comunque sia sì, sì Tutti sono parte della storia Che l'altro era. Cioè questo qua è più Non so descrivervi Non so specificare comunque è più così L'altro è una cosa più tranquillina Poi devo fare il cambio per la prossima Parliamo però di cooler, sono già 10 minuti. Un video pull su cooler se ci pullerai. Dovrebbe arrivare un video pull su cooler se mi ricaricano. Però sarà tipo un video pull molto particolare: perché in pratica sarà. Vabbè, è un po' complicato da spiegare, ma dovrebbe essere la reaction al mio stesso video pull, ma non fatto da me ma fatto da un'altra persona. Ci sono vari giri in mezzo. Poi lo spiego bene, non sono neanche sicuro però se mi caricano. Ah. Mm. Capisco allora, capisco Enrico Letizia. Uh, le conosco molto poco. cioè, so che una dovrebbe essere LOL quella del tizio così, l'altra non ho idea di che cosa sia. Cioè, Twitch uh, il basso di Twitch che ho guardato è stato Sabat e non leggevo la chat, <ride> vedevo il gameplay quindi, poi ho zero che non spada e scudo lo vorrei portare lo vorrei portare vediamo un attimino tra lavoro e altro se ci riesco, perché io ho la switch modificata quindi bisogna vedere se riesco a metterci dentro spada e scudo e poi com'è, se torna il suo switch ho solo Monster Hunter, per farvi capire però dicevo, sono per 10 minuti, abbiamo fino alle nove per parlare poi mezz'ora di pausa e poi faccio una cosa che ho promesso, una trentina di ragazzi Qualche giorno fa, quindi live di altro genere per testare quanto riesce a reggere il computer e la connessione su Twitch. Tanto. Ah, ciao Maurizio, alcuni li riconosco. Cooler, il grandissimo cooler. C ho giù, ho davanti anche la sua scheda. Ehm, che posso dire? Questo cooler si riassume in una frase: Super V, Super Boo, vaffanculo. Questo è il riassunto di Culerevo. Super Boo Vaffanculo. Queste tre parole prendono tutto quanto Culerevo. Perché quel PG di merda schifoso, indecente, insulto alla natura che in confronto uh, Shitku e Gohan Ultimate e Futurgohan appena usciti erano Dio sceso in terra, non avrà più senso di esistere. Nessuno sano di mente giocherà mai mai più Super Boo, perché non ha il minimo senso giocare a Super Boo quando sto tizio è meglio in tutto ed è dello stesso colore. Bastano ste due cose. E cioè, la cosa che fa più ridere, sapete qual è? Cooler in forma base fa quello che fa Super Boo nella sua forma migliore. <ride> Andrea, posso scriverti un libro su perché Super Boo fa schifo? Cioè, parti dal presupposto che ha link di merda. Stats, vabbè, le stats si salvano. In forma base ha 80% di difesa, buona. Si trasforma random perché più di tanto non puoi controllarlo. E anche da trasformato è una fake assurda. Nei suoi team non sta a dire nulla, non linka, non fa nulla. L'unico momento in cui è utile è quando è buccolo che vedi se ti va bene il rival. Cioè, Shit boo è l'apoteosi dei pg fatti male. In confronto anche Vegeta Prime Battle e Dio Sceso in Terra, e questo cooler è tanto, 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 tanto bellino. Eh, la categoria con questo Terror è quella che avevo anticipato io un po' di tempo fa in alcune chat, che è quella dei conquistatori di pianeti. Ho saputo che però ci hanno messo dentro anche Omega Sharon, che non mi aspettavo, anche se ci sta, quindi sarà interessante. PG che vengono rivoluzionati, la categoria non l'ho vista tutta, ma di sicuro Bevi Vegeta. Vegeta. LR potrebbe avere una categoria in cui è interessante, devo però vedere tutta la categoria per capirlo. So che Bivegeta c'è dentro, però, ed è una categoria 170%, quindi non gridiamo al miracolo difficilmente sarà staple nel turn in qualche turno altro però almeno adesso è molto più giocabile fuori dalla road hybrid e versus hybrid praticamente, che forse è l'unica road in cui quel PG riesce a fa davvero qualcosa, quella Giant, in cui è davvero è una bestia senza senso, però quella Giant. Prima che si sì, qualcuno faccia due volte la Giant, ne passa di tempo. Tutto sommato, non sono due categorie, una sotto insieme dell'altra come credevo. Hanno dei PG in uh, unione, transformation, boost e con questo. Uh, Dovrò trovare un nome veloce altro. Però è carino, è carino. Il team, l'unico problema, rischia di essere un lineaggio of evil, mm, ve lo dico. Cioè è probabile che possa essere un lineaggio fivol Se non completo quasi Perché il PG rende tanto E quindi è difficile non vederlo in turno Come best tour No Non reputo che sia il best tour Però siamo top 5 se non top 3 Gogeta e Trunks li reputo Entrambi attualmente superiori a lui E non ho visto tutta la categoria per questo dico, rischia di essere, magari c'è qualche PG per qualche combo carina. Ed è fantastico come la luce mi sembra faccia avere sto ciuffetto qua bianco. Però è luce, non ho ancora così tanti capelli bianchi. Quindi è tutto interessante come viene strutturato. Però ve lo vado a leggere per chi magari ancora non lo conosce. Abbiamo la leader che dà 3 key, 130% HP e 170 acqua difesa. Ha ah, Conquest of terror e transformation boost. Quindi... Doppia leader skill, una categoria nuova, una vecchia, come stiamo uscendo un po' di tempo a questa parte. Nella forma normale, quindi cooler sì tecnicamente sarebbe cooler final form, però cooler normale, ha ah, più 100% acqua e difesa, è già meglio di Super Buu, più 2 ki e 30% acqua di difesa, co-AI transformation boost, è già meglio di Buccolo. Cioè la presa per il culo Super Bu davvero E tecnicamente la passiva vi dico Finisce qua C'è un'altra parte che è con questo of Terror più 2 chi è 50% attacco e difesa Il problema è che si attiva Solo contro 2 o più nemici Quindi Eh um, Road e in Road vi immagino Che bestia è Cioè ok sì nella categoria c'è tarles nella categoria naturalmente c'è tarles sì lo so devo cambiare il colore del testo solo che non so se riesco a farlo da qua fatemi vedere one second uh, se riesco a farlo qua volentieri yeah. Mostri i badge, mostri i badge. Ecco qua. Text color. Lo mettiamo nero e siamo tutti felici. Lo mettiamo nero e siamo tutti felici. E mostra sempre i messaggi. Ecco qua la fregatura dov'era. Non avevo oh. salvato le ultime cosette. Ora dovrebbe andare. Vai. Ah sì, però sono... Qua. ok e il problema adesso sì è che questo copre un pochino ah, un attimo solo ecco qua la perfezione poi dovrò cambiare il colore in base al colore della live ma va bene allora mh, ci sta anche tarles sì, ma tarles è inutile giocarlo ragazzi cioè cooler è un tarles migliorato tanto ragazzi se non saranno tutti i pg transformation boost poco ci manca a quanto mi hanno detto poi quanto avete detto qua in uh, in chat pare che siamo praticamente tutti i tutti lineage of vivo quasi tutti i lineage of vivo sono transformation boost quindi eh no non si fa la supernova quello si sì. golden cooler non mi aspetto molto perché dovrebbe essere un ssr quindi non è che ci siano tante possibilità sia giocabile davvero bene se poi lo fanno sbagliato si vede si vede praticamente come va la voce è ancora questa La schiena fa ancora un po' male Però si va avanti Conviene pullare eh. Allora siamo fortunati che Buevo non sarà nella batch Perché se non sbaglio è stato nella scorso due fa Quindi non dovrebbe tornare Ci saranno lui Cooler fisico Tarles La squad di cui parliamo tra poco Goku Fury e altri due Quindi sono nel Sancta Sanctorum La nuova postazione In modo che nessuno possa disturbare Che sto cercando di costruire Tra parentesi con postazione No è che L'angolazione che fa sembrare piccolo Ma in realtà sono nell'angolo Sono nell'angolo E' quel il problema mm, Quanto credo di un tour? Non tante perché non, ne hanno, non li hanno ancora annunciati Però di sicuro Goku e Vegeta quasi sicuramente sì. Ecco, Buevole e una bacia di Gonfiuso Figuratevi se arriva Quindi Quindi uh, Il team di sicuro avrà Cooler STR e cooler fisico Direi che è abbastanza scontata Come Appena è pronto e messo a posto Volendo sì, Andrea Adesso no Quindi, ciao Magical No, ciao Magic quindi dovrebbe andare bene Comunque questa è la passiva normale che comunque è ottima Cioè genera una marea di danno, fa davvero tanto La condizione per trasformarsi è al terzo turno Se ci sono un Pure Saiyan o un Ible Saiyan Come nemico O al sesto turno A mio avviso Sinceramente È buonissima a prescindere cioè se si trasforma al terzo turno, cosa che succede nell'80% dei casi... Implosione. Implosione, cioè una bestia come vedremo dopo. Trasforma al sesto, abbaffato e avretto il team sulle sue spalle per due turni in più. Quindi... C'è poco da farci, c'è poco da farci. In qualsiasi delle due forme il pg è davvero forte. Il problema è quanto è barato... Se sono uno contro solo un nemico, ah, non l'avevo letto. Scusami. Vabbè, sì, se però praticamente è quasi impossibile. Se ad angelo comprerai spado scudo li porterei sul canale. Uh, io ho la switch modificata, quindi dovrei vedere se riesco a scaricarli. Se riesco a scaricarli, e ho tempo di portarli, volentieri, volentieri. Conviene trasformarlo o non trasformarlo? Dipende molto dalla situazione Se siete in una road Probabilmente si può tranquillamente tenere non trasformato Ma la vera risposta a questa domanda La vedremo appena vediamo qual è il miglior team di questo qua Perché se nel miglior team lui sta in rotazione eh, Cooler una volta trasformato È poco sotto Veget Blue come danno È il secondo È il secondo tour che fa più danno del gioco Quindi conviene trasformarlo se invece nel team ci sono turnazioni che fanno comunque più danno medio si potrà uscire. Eh Valgio al massimo l'NS e eh, il problema sai Valgio qual è? Oggi ho provato a mettermi nella switch raging loop, ma non lo riesci a leggere, penso ci vuol perché ci vuole un custom firewall più più avanzato, ho provato anche a muoverci qualcosa ma non ci sono riuscito, quindi io spero che con SpadeScrux non accada. Se non accade, la switch è là, la tv è là. Queste qua, i cavi sono là. Sì, e proviamo a portarlo in live. Ok? Proviamo a portarlo in live. Come fai ad avere la Switch modificata? L'ho compra no, comprata già, modificata. Ma è una cazzata modificare la Switch anche perché non devi modificare nulla all'interno, è tutta una cosa di installare custom fireware e robe simili. Mm, non servono modifiche hardware. Intanto che negli ultimi giorni l'ho aggiornata anche. Almaso Valgio, quando esce l'NSP, se riesci a contattarmi e a mandarmeli. Sì, eh, ma io non ho neanche idea di che firmware ho dentro. E quella è la fregatura, perché è da una vita che... È da una vita che non controllo il firmware, quindi... E eh, Andrea, ma lei quanto hai tempo di giocare lei con le altre persone? Uh, speedy alle 21. È un quarto, 21.20, massimo 21.30, ci facciamo la nottata perché tanto ce ne vuoti, tempo a finire quella. Ma. Quindi lasciamo perdere. Uh, no, 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 non credo che Gogeta sia il miglior tour. Io ho sempre detto che il miglior tour è Trunks Gogeta sta sotto Caseral Non ho mai detto che fosse il miglior tour. A mio avviso, sì, sì, io spero di trovarlo. Se mi ricaricano, se non sfigo, dovrei averlo. Se non mi regali, oddio, poi dovrei averlo, non mi ricaricherebbero neanche di tantissimo e mi ricordo Metal Cooler quante storm ha fatto perdere, quindi lasciamo perdere. Grazie mille Valgio al massimo, se mi No, spidi, è impossibile farlo tutto stasera 11 finali e dobbiamo vederci tutti e 11 per avere il materiale, quindi lascia stare, lascia stare. Eh, Dicevo Valgio al massimo, scrivimi anche come faccio a vedere quale... Cos'quale fai, un ruolo? Così controlliamo che si possa fare. Altrimenti, se te. Altrimenti, se te sai come posso controllare e modificare un attimino e mettermi a posto per spada e scudo, tanto meglio. E non vi so dire se prendo spada o scudo, devo ancora decidere. Che lei è nella categoria? La categoria non l'ho ancora vista. Sinceramente. Se avrò tempo di giocare altro probabilmente sì non mi piacciono i video summon e le live summon in generale cioè, salvo che non ci sia anniversario o roba simile difficilmente mi vedrete fare live summon altro e ultimamente calcolando che i servizi di reselling sono bloccati e tutto è più facile che io faccia tipo tre multi poi farmo altre tre multi poi farmo un'altra multi un'altra e così quindi non avrei neanche le stone per fare i video pool in quel modo. Le info del PG, vi passo il link da cui le sto leggendo, così potete vedere su Reddit. Stiamo parlando di Cooler Ulchior. Comunque, tornando al nostro carissimo Cooler data la sua special prima che me ne dimentichi diminuisce attacco e difesa avversario simpatica Final Form chi ha pensato a sto cooler voleva proprio fare le forme barate per me la Bandai come ho detto anche ad Angelo e Luca oggi eh, dopo che ha fatto il Cooler Tech il primissimo Cooler Tech non so chi di voi se lo ricorda io ce l'ho tipo Ability 2000 SA 52 da quante copie ho trovato una copia full Ability full SA però si deve poterne fare un'altra Uh, Abbiamo fatto talmente da schifo che ha detto mai più. Da allora non c'è un cooler che sia uscito male. Uno. Anche il free to play nuovo che dovrebbe uscire. Uh, pare che sia carino. Luca Doccan, Andrea... Uh, non, oh Dio, porta pochissimi video. Porta un video ogni tanto. Ne ha fatto uno carino su quelli che per lui sono i migliori pesi del gioco. Che ci sta come, come idea. Cioè... Posso essere d'accordo su, su molte cose che dice. Magic a quanto pare prende tutti Freezer e Cooler più un altro po'. Uh, sì, lo spero nell'ESA del Final Fantasy Tech per dare una alternativa a chi non ha l'abilità alta e il fisico. Io ho il fisico all'habitat full, quindi il compagno ce l'ho già. Più che altro cavolo, se non si trova lui il team. Devo vedere un attimino quali sono i leader alternativi. Forse metto al cuore GL direttamente. Mi è da pensare proprio di farsi il lineaggio of Evil. e fregarsene della categoria secondaria. Salvo che davvero non ci siano turnazioni di BBLR belle toste. Non ho ancora visto Watering with You. Penso che lo farò, che lo vedrò in questi giorni. E poi, se faccio un video. Comunque, come dicevo, nel momento. In cui il nostro carissimo cooler si trasforma, la sua passiva diventa piccolissima, più tre key, ne è già in perma special, 180% attacco e difesa, che non ha senso, 100% di additional, con penso un 20-30% di special, e critico al 100% con se i nemici ci sono un pure o un hybrid. Complimenti Complimenti Ah ok cioè, Complimenti cioè, È una bestia Cioè è una bestia assoluta e Questa è la categoria circa più Omega Sherron Se questa è circa la categoria di più Omega Sherron, praticamente è Lineage of Evil. Mettiamoci Transformation Boost in mezzo, sì, praticamente un Lineage of mm, Mi tengo ancora un pochino di scelte magari su... Magari su qualcosina, ma vediamo. Riguardo... Io mi chiedo che build fare con questa passiva. Allora... In realtà io penso che se ne trovassi due coppia lo builderei comunque in critico perché? Perché non è detto che in tante situazioni te lo porti nella forma evoluta, lui è tanto forte già nella forma base, con quel boost e tutto quanto, quindi, tanta roba. Movie boss se si alza di tier? probabilmente sì. Anche anche avranno messo Omega nella categoria, anche perché ormai è quasi sicuro che ci sarà l'ESA dell'STR. Quindi ci sta, ci sta. È tanto grosso sto PG. E riguardo la domanda dicevo di quanto pullarci sopra. Allora, nel Jump, siamo messi così: Sto cooler, vuoto fino a verso Natale, Dual Fest. Un mese di vuoto, anniversario. Tra il Dual Fest e l'anniversario, ci potrebbe essere uno step up. Ora. No, Robo, ti prego, cos'è quella merda che hai scritto? Ti prego, abbi pietà, ti prego, davvero. Abbi pietà. Sì, ma tanto con lui leader te ne freghi abbastanza di Transformation Super. Se vuoi farti un Transformation Super, metti Trunks e Evo Leader. Uh, quindi la domanda è come è ben sul vostro account il, lo step up non vale sempre la pena farlo cioè è una bella batch però ad esempio io se c'è uno step up lo guardo lo saluto ciao ciao perché comunque R me ne mancano due dovrebbero mancare gli androidi e Bardak se non erro quindi col tempo magari di sicuro gli androidi non saranno mai e sottolineo mai Dentro lo step up ancora Bardak finché non esce la categoria lo usa lo class decente non me ne posso fottere, e quindi non ha senso tutti i leader li ho quasi. C'è cioè poca roba che mi potrebbe servire, tipo qualche copia di SLSTR. tr magari, però nye, nye. per chi invece è molto agli inizi. A me non è mai servito quel 3 d Eva il 15 mi è servito il 15 mi è servito tanto e anche il anche l'11 ma il 3 mai si sta parecchio sopra Metal Cura GL di tanto proprio solo la leader skill in un lineaggio fivolo è meglio Metal Cura GL o meglio sarebbe meglio giocare 1 1 perché così giochi il doppio di lui giochi Metal Cura GL leader lui amico e o giochi un altro di lui dentro Comunque, la Squad, che mi chiedete? La Squad è un'altra unit carina. Che se non sbaglio dovrebbe essere 6 A SSR. Quindi è sia farmabilissima. La allora dov'è? Eccolo qua. Salza Culliarmo cool il Squadron. Squadron, The Grand Bodyguards. È il mini leader del Conquest of Terror. 3 a 120%, eh, diminuisce attacco e difesa al nemico. Buono. Allora, allora, vi dico subito cosa fa. Attacco e difesa più 30% per ogni alleato del Conquest of Terror. È tantissimo, è tantissimo, è tantissimo. Qua io non leggo che ha un limite. Quindi correggetemi perché se non ha un leader è 210%... Massimale che non ha il minimo senso logico per un RR: per un RR cioè il 210% attacco e di difese. È un muro. È un muro. Cioè, eh, mi viene fatica a pensare che non possa essere staple, A link di merda. A link totalmente di merda. Ma è fortissimo. In più, se c'è un alleato che si chiama Cooler. Esclusa la squad, fa due additional con tipo il 10% di essere special. Bisogna vedere come funziona perché potrebbe non essere come i Cell Junior, quindi potrebbe. No, non ha limiti, allora. Cioè. Implosioni atomiche a livelli. A livelli che non ha, non ha. senso neanche la squadra 210% in difesa. Sono dei muri che se gli arriva la special del Bastride, guardalo. Farvi capire. No, Casera lo stack solo in attacco e nel momento in cui lo trasformi la battaglia è quasi finita. Cioè è abbastanza discutibile il 14-12 anche perché non è detto che lo trasformi, è quello il problema. Sto cooler è talmente buono nella forma base che magari te lo as aspetti a trasformarlo oppure non lo trasformi neanche. Capite? Cioè bisogna capire il team di preciso qual è, se ci fosse una turnazione in cui questo Cooler non è il Pg che genera danno maggiorato un Cooler non lo trasformerete mai perché lui o sta in turno o non lo si trasforma, mi pare abbastanza logico e se non lo trasformate allora la build è preferibile full critico e questo è il problema perché mentre un Cooler di sicuro si trasforma perché è impossibile che ci siano due turnazioni migliori di sto Cooler può essercene una con l'LR poi, tornazione ipotetica con l'Error Ability, naturalmente è più facile avere sto roba ad Ability, è naturale. Ma ad Ability Free rimane Trix la roba più barata del gioco. Cioè, lasciate perdere. Da una mano, questo PC per farla via con dei team che hanno più difficoltà è purtroppo non esattamente. Mi spiego questo cooler, fatemi controllare bene perché voglio essere sicuro di quanto sto dicendo, che non vorrei ricordarmi male. Dove stai, cooler? Curer, curer. Dove stai? Eh, infatti, il problema sono i team di questo cooler. Uh, ne ha pochi, ha con questo of terror di cui non esiste la rival non esiste attualmente la rod. Movie bosses. Io reputo Movie Bosses abbastanza facile come ROAD Perché si può debuffare a morte Cioè Una cosa terrificante Dovrebbe essere abbastanza facile quindi nì. Migliora 100 volte la Transformation Boost Questo è un PG per fare quella cavolo di ROAD della merda Quello schifo quella, Quello schifo di ROAD Quindi per quello aiuta i secure, La Wicked non esiste ancora ma C'è talmente Oddio Oddio, nella Wicked in realtà mancano tank decenti. Quindi sì, aiuterà anche quella. Anche quella. Lui forma perfettissima, forma normale. Perdi nell'altra turnazione. C'è una turnazione di sicuro lui e il fisico. L'altra turnazione vediamo. Andrea, voglio vedere se magari esce qualche informazione sugli stadi più avanti. Cioè, quelle di sicuro probabilmente l'unica cosa che mi spoilerò. Perché non mi va di... Non mi va di avere uno starter che magari mi piace lo stadio iniziale ma non quelli finali. Quindi, se mi spoilerò qualcosa di spada e scudo, sarà di sicuro l'evoluzione degli starter. Ne vedo un po', mi vedo la tipologia e poi decido. Mh, qua non, Anche se sono molto, molto, molto incentrato su Priscilla. Sapete tutti che, salvo che non sia un ennesimo, lotta a fuoco perché in quel caso lo ripudio con tutto me stesso, io andrò su Priscilla. Uh, FPFLR ha tanti problemi, questo cooler non penso gli aiuti nella versione optimal, potrebbe però prendere una bella piega come no, caseral perché sono chiusi i reseller quindi non c'è motivo di shoppare, cioè sinceramente senza reseller si shoppa l'offerta da 8 euro le altre non valgono più di tanto la pena. era il reselling a far vendere. Infatti, lo vedete, salvo forse Enrico, anche se non seguendolo, non ne sono sicuro. Tutti i video pull sono su Voting Views. Non ho la minima idea di che cosa voglio, di cosa voglio dire a Bussel. Però, ok, uh, dicevo. Uh... Ah sì, tolto Enrico che forse se li e tutto quanto. Uh, gli altri se portano video pull su Dokkan portano account zero. Quindi Eh Andrea, perché mi son finito Ah no, i video della Rival. È vero, non li ho fatti. Sai che non so darti una risposta. No non è Non è insolito perché sono tutte le persone da youtube le mie live su doc hanno questa media anzi arrivano anche a 200 quindi In realtà non lo reputo minimamente strano Sinceramente cioè, questi 120 110 reputo che vengano da youtube quindi è abbastanza normale che ci siano. Poi non penso sia numeroni chissà quanto grandi su Twitch 120. Fino a prova contraria. Poi ripeto, la mia conoscenza... Ah, ok, vabbè, sì, quello sì, quello sì. Quello ci può stare, quello ci può stare. Ah, scruta una bestia. Una bestia. Ah, per quello. Come si chiama? Come? Oddio, lingua inglese, test switch culerevo, tecnicamente non vorrei suggere di lingua <ride> volendo essere sinceri, eh? cioè, ho messo il nome più normale possibile. Per il semplice fatto che non sapevo neanche se questa live sarebbe riuscita ad andare avanti. Magari la connessione andava di merda, si bloccava ogni due secondi e boom! Finita subito. Destroys una bestia. Destroys una bestia, una bestia forte tra i migliori tour del gioco. Uh, non è un PG da avere per forza, perché non esistono quasi più PG da avere per. No. Sì, praticamente non esistono più PG da avere per forza, però di sicuro. Togli una marea di problemi a quel team del cazzo. Che è Transformation Boost. Almeno la versione Extreme. Almeno la versione Extreme. La tag in inglese? Io non ho messo tag. Uh, no, con l'R non è assolutamente Mustang. Cioè, forse il PG più Mustang oggi è trans Evo Ti fai 100 team solo con lui. Meglio transevo tutta la vita. Ma Luna Limited non l'hanno annunciata. A me non interessa perché tanto. Io luna ce l'ho, però è da più utili fa. Sì, la family gallican è una proprio una cosa meravigliosa. Andrea non avrei il tempo di giocarci competitivo. Se poi gioco competitivo vado direttamente su showdown. Quindi, un po' mi dispiace perché non posso fare gli scambi, eh, non posso portarmela dietro magari raduni. Questa roba qua. Però il mio portafoglio non è triste. <ride> una meraviglia, non una merda, Casal. Vabbè sì, questo è un pg, lo puoi tranquillamente mettere amico, ma io l'ho detto, secondo me il miglior rinegio a Fevila oggi è Metal al culo il rider, lui è amico con lui dentro, in modo che ne giochi due mai quel 40% di stats in più, che non sono tante, però... Vabbè, Naruto ci ho giocato, tutto il manga, tutto l'anime, eh, quindi sì, cosa hanno cos han fatto Madara? Cosa hanno fatto con Madara? Quello non lo so. Ci giochicchio Nagis. Purtroppo non ho tanto tempo. Quindi non riesco a continuare a portarci video. È la mia maledizione, ragazzi. Cioè... È la mia dannatissima maledizione. Quando trovo un gioco bello riesco a portarlo per un tot, poi doccami mi prendi tutto il tempo di sto mondo. Poi gli altri progetti che ho prendono l'altro tempo di questo mondo. Quindi rimango bloccato in un poter far nulla. Se impari con One Piece, no, sono indietro di qualche capitolo perché non ho avuto tempo di leggerli. Ma la è un gioco bellissimo. È davvero fatto bene come gioco. Ah, in quel, in quel senso là... Vabbè, in realtà si poteva intuire che Madara non sarebbe stato il boss finale. Quindi... Esatto, Garuccia Quindi quella sarà l'unica fregatura su spada e scudo. Non però avrò gli alleati, quindi difficoltà in più perché avrò delle EA idiote. Quindi sarà molto più divertente vedere quelle EA come funzioneranno. Eh sì, Con, diciamo che contro Kane Rival, sto robo, uh, è una versione offensiva di Chika. Non ne ho la minima idea quanto è il Goku Kid. Forse con Trunks Modificheranno un po' le batch, ci potrebbe stare. Oddio, forse anche con Piccolo. Con Piccolo non c'era Goku Kid nel JAP nel Sì, sì, con Piccolo sapete. Sì, sì gioco ancora a Jamputi. No, la live non dovrebbe essere finita. Ok, non mi fate venire questi colpi che... Quando dite così, non so mai se è crollata la live o cosa. Vabbè, calcolate che CK io l'ho provata ability free, eh. Cioè ho usata ability free e tutto quanto. Offensivamente, arriva i sui 2 milioni e passa. Però, è difensivamente, che barata che arriva a 500 mila di difesa, così nella rival. Mm, mm, FPFLR non è proprio e Adesso Andrea col Pardini mica, cioè Io non tocco il competitivo Da XY cioè Figurati te Che poi XY manco l'ho toccato troppo là, Figurati te cioè Il Pardini mi fa un culo così al primo turno Che poi io Non ho mai giocato bene il 2 vs 2 Io sono classico 1 contro 1 eh, non l'ho ancora visto Wethering With You, quindi... Ah. Sì, ma questa è una live testing, eh, l'avevo anche scritto, che parlavo di Cooler, rispondevo le, dicevo il mio pensiero, pre-analisi, tutto quanto, poi fino alle 9 parliamo e chiacchieriamo. Si sì, va anche a Radio Battle, cioè, o facciamo una sfida a doppio metronomo, le mie possibilità di vittoria sono presta poco zero, cioè... Adesso contro Arash, proprio ci tieni a vedermi morire in un turno. Mm, con... Ho la stessa tua opinione, Vengeful. Mm, Naruto Blazing so che è... ha ah, molti bassi ultimamente. Eh, novembre è un po' un casino. Novembre è un po' un casino. Io però per adesso No vabbè non aspetto il Blu-ray Me lo vedo Me lo vedo in sti giorni E no purtroppo non vado A Lucca uh, Iceborne non ce l'ho ancora uh, Stiamo aspettando per prendercelo tutti e tre Blasi, Blasifeli e io appena cala di prezzo Così hanno aggiunto altra roba Oltre il Rajang E ce lo iniziamo a ranicare Come delle bestie schifose Nel mentre gioca quello per Switch Che è un altro livello Per chissà Generation A che livelli può arrivare Generation Ultimate A che livelli può arrivare Dead Stranding Penso che sarà uno dei pochi giochi Che prima mi guardo La blind era di sabacco E poi lo compro Perché finora tutti i giochi che Ha fatto la blind L'avevo già comprati prima E sono E l'ho finiti Quando l'avevo iniziato Tipo Code Vein. Code Vein Ho visto i primi due episodi Poi l'avevo già finito Quindi già. Ma Luca, avevo in uh, progetto quest'estate con Nick, Nick Van Dyck, poi Nick è sparito, ora sta tornando. Mm, ma lo sai Kasek, non sono tipo da fare i dual summon. Esattamente. Esattamente, Vengeful, esattamente. Cooler is the best waifu. Dipende perché. Bello Codvain. A me non è dispiaciuto. Se devi prenderti lui piuttosto che uno dei giochi che abbiamo detto su, prendi uno dei giochi che abbiamo detto su. Cioè, uh, Codvain è divertente, mi è piaciuto. Una sola boss fight mi ha fatto totalmente schifo nel gioco. Una sola, che ho distrutto una barriera che lascia perdere, che manco ci che ho creduto io dopo averla uccisa, perché mi ero messo in, una, in un setup. ...che non aveva il minimo senso di esistere... ...però lo sono riuscito a uccidere, vedrete... ...e un'altra boss fight reputo che in solo... ...o ti ci metti la concentrato o... ...puoi salutarlo... ...e io... Avolo, ...ero malato, con la schiena rotta... ...mezza febbre... ...quindi vi immagino com'è stata... ...è stata l'unica boss fight in cui davvero... ...dopo 10-15 tentativi... ...l'ho guardata... ...ho preso l'amico implosa al primo tentativo l'unica l'unica undertale non sono riuscito a recuperarlo ma tornerà uh, faremo qua mh, su twitch uh, la genocide insieme faremo qua su twitch la genocide e anche la oh, in realtà vorrei farlo tutto qua su twitch che tanto la neutral e la pacifist schioccando le dita le facciamo in due giorni e poi con calma ci facciamo la, la genocide che è quella che mi serve No, non l'altro capitolo di FNAF. Che io Io devo, io devo lavorare alla serie di FNAF per metà anno prossimo. E se mi fanno uscire un altro capitolo, mi mandano a puttane tutto lo script. Ma devono andare veloce con gli es, altrimenti è un problema. Cacarot. Ho visto alcune ispezioni della battaglia tra Mageta e Boo. Sarà una cacata. Okay, sarà una cacata probabilmente. Come quasi ogni gioco di Naruto, One Piece o Dragon Ball. Ma forse no. Speriamo. No. Speedy, l'ho fatta la Genocide. Secoli fa l'ho fatta. Infatti, stavo dicendo. La Pacifist e la Neutral. La facciamo così. La Genocide. In un mesetto. Forse la filiata. Forse. Forse ci sono due boss nella Genocide. Che Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Perché, per chi non lo sa, ci sono un paio di boss della Sai Che uno, ma appena ci riprendo le mani, gli faccio il culo così. L'altro, posso riprendere Bari e Piedi. Che tad No, adesso faranno. Cacoda che devono fare ancora abbastanza roba. Per fine anno, mi immagino. Vegeta GL. E poi Trunks, Vegeta, Zamasu, Ros No, oddio, mancano ancora abbastanza. In realtà, eh. ne mancano ancora 6-7. Eh, pensa io che non ci gioco da anni alla Genosite. Da anni non ci gioco. Sarà l'inferno rifare quella, bo quella Boss Fight. L'inferno, però, poi vedrete come uscirà quando la porterò nella serie. Cioè, io so già come farla. la... Megalovenia uscirà bellissima anche perché cambierò tutti quanti i testi e i vocaboli. Cioè, molte live che vedrete, qua serviranno per il progetto Naraku Story, ok? Tantissime live. Probabilmente ci sarà Dark Soul 1, 2, 3, Bloodborne tutte robe che giocherò in un certo modo e poi monterò in un altro. Anche la live che, che ci sarà dopo di questa verso le 9:30. Serve per la parte 3 della Nava perché la porta assieme, perché tanto, quando poi la rimonterò sarà totalmente modificata, doppiata, parti tagliate, aggiunte. Altro che sarà un'altra cosa. E intanto, però ci siamo messi davanti e l'abbiamo messa. Ah, vabbè, andai in sì, è tostarella. Però là è giusto avere un attimino di contain, sì, Birds are singing, flavor blooming. I ragazzini, sai cosa dovrebbero stare i ragazzini come te in questo momento? Eh, l'isolation non mi piace. Eh, devo portare Bendy and Ink Machine. Mi serve portare anche Bendy and Ink Machine in live. Quello mi serve abbastanza, eh. Che là ci devo fare dei bei lavoretti. Ah, Diablo Immortal temo che sarà un flop. Se loro purtroppo, io mi ricordo l'asta, è gente che impara dai propri errori ma fa degli errori enormi prima di imparare. Ma Overwatch non ci gioco io, ci gioca Sara, quindi mi tocca il giusto. Non sono molto dentro i first person shooter, soprattutto i competitivi. Ah, Refly 2000 Tube, praticamente tutto perché è quasi finita la prima parte di live. Abbiamo discusso su Nostra Santità Cooler, il nuovo dio incontrastato che prende Super Boo, gli spacco ogni ossa. Ah, lo so, lo so. Speedy, li ho viste. A me servirà trovarmi una versione bella di Mattaton. perché quella. Quella del gioco per la Genosai non mi piace assolutamente Sì Ho visto il film in modalità aereo Divertente Master Troll alle 9 Faccio una pausa di un quarto d'ora Mezz'ora per le medicine e tutto Mi metto comodo e partiamo Con un'altra Parte di live Dalle 9 e mezzo in poi su Before Story Leonardo una bestia una bestia cioè, Top 3 Barra 5 dei migliori tour del gioco Fantastico The Last of Us Allora Personalmente Non mi piace Perché uno di quei giochi che puoi fare una volta E poi lo puoi prendere e mettere nel cassetto Oggettivamente È un grandissimo gioco Cioè fatto bene, bello Proprio bello ma non è il mio genere. Sì Andrea, la parte 1 della live dura fino alle 9. Poi ci sarà alle 9 e mezza la parte 2 in cui farò Before Story, in cui inizieremo Before Story, non so dove arriveremo, 11 finali è tosta anche perché Devo capire come arrivare a quelli veri che sono ancora più tosti da arrivare. Però vedremo un attimino come muoverci. Bloodborne. Appena voglia tecnicamente. Vorrei far uscire tutto Codvain. Vorrei far uscire Codvain perché Codvain si collegherà poi a Bloodborne e altro. Il nome è Naraku è collegato al personaggio di Nuyasha. Lo dovreste vedere anche nel thumbnail qua su Twitch perché è il vecchissimo vecchissimo, veri, vecchissimo thumbnail che avevo io. Ciao, a Juve. Per la Naraku Story. No, è abbastanza più complesso come progetto e tutto quanto. Buona cena, Andrea cioè calcolate che moltissimi giochi avranno lo stesso personaggio il personaggio che vedrete in codvain um, nei server privati sì Mirko nei server privati uscirà questa notte cooler che poi dovrei anche controllare se va di nuovo il server privato perché purtroppo a me non va più sono fortunello dov'è? Circa Thomas ma soltanto perché in questa rival siamo contro un uh, Goku Ah il finale di Landini O si è perso insieme a tutto Dark Souls 2 E al finale di Final Fantasy XII è Undertale Quindi no purtroppo eh, Purtroppo è una di quelle cose che sono morte con il mio vecchio PC Eh, lo scoprirai tra parecchio tempo in che modo è collegato cioè calcola che il modo in cui voglio in che codven lo porto normalmente perché non ci ho mai giocato e volevo forse un'esperienza proprio insieme mentre dico tutto Bloodborne di nuovo Darsurun i vari dal sole e altro saranno una cosa un po' particolare cioè Ah, ok. Un po' particolare perché sarà strutturato in una maniera un pochino diversa dal solito. Simile Simile, all'anima oscura 2 di Sub solo che non è così incentrata sulla lore. Non è strutturata così bene, perché quelle sono fatte al PC e con mod che gli permettono di fare davvero delle figate assurde. Però. L'insip, l'idea di come portarla viene un pochino da come è stata fatta quell'anima oscura in particolare perché quella è stata fatta in un determinato modo. Il duodorcan fest. Condivido Galgume, penso anch'io quello. Penso anch'io quello. O quello o Goku Super Saiyan 3 Kid Boo. Sono i due. Scusa, spedi, mi spieghi? Allora, oltre il fatto che no, purtroppo nell'act 2 non esce dal monitor Monica. Come è collegato da Raku a video girlai? Perché il collegamento a video gerlai c'è tutto. Infatti, ci saranno varie citazioni a video gerlai. Il trailer che esce tra questa e la prossima settimana è preso da videogerli. Cioè, proprio l'insi del trailer è totalmente preso da videoerlai, solo che non capisco come è fatto. Il ragionamento cioè, mi sfugge in questo istante, uh, difensivamente. Non è, migliore, non è il miglior PG del mondo a forma base. Penso non arrivi neanche a 100.000. Da trasformato in una bestia, da trasformato in una bestia. E su Legends, io ho pullato lo step up. Ho fatto un giro, ho trovato un Kid Boo, Bu un Kid Bu, Mister Satan, un Tarles. E l'ennesimo Goku Blu che è andato a 5 stelle. Bello step up. Davvero un bellissimo step up. Vabbè, in realtà ho trovato Kid Buu. Il mio team migliore, per quanto si può definire migliore, e il Regen, quindi non lasciamo perdere. Eh, Veng e è normale, sono la stessa casa produttrice, si copiano le idee tra un gioco e l'altro. Basta vedere che metà dei pg che escono su Legend hanno quasi le stesse immagini di Doc. trasformato più di 120.000. Ah, 180%. Sì, ma non capito come ti sia venuto in mente dal Naraku Story. Perché a memoria non c'è un. Ah, forse perché te hai collegato a Goku Raku. Che è il nome del negozio. Però hai capito. Il mood, cioè hai capito il mood completo con me più o meno? Perché come video verrai è tutto, fuorché da cosa positiva fino al finale, più o meno siamo messi così nell'Act 2. Ma se non sono felice perché non sono né felice né triste, cioè io Legends non lo toccavo da 2-3 mesi, forse, forse. Ah io Vegeta ce l'ho tre stelle, lo trovai nella prima multi nella sua batch. Il mio personaggio preferito in Naruto? Bella domanda. Boh. Non ci ho minimamente mai pensato riguardo al mio personaggio preferito in Naruto. Idan uh, uh. probabilmente è uno dei pochi personaggi che mi sono piaciuti davvero, la saga di Idan e Kakuzu. <coughs> anzi, no, anzi, no, uh, Nagato, 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 tutta la vita. Giusto, giusto, Nagato è assolutamente Nagato. Il mio personaggio preferito, non c'è neanche da chiederlo, giusto. Non Pain, è nagato proprio. Cioè, l'ideale di nagato, i pensieri di nagato. Uh, sì, ho provato Pokémon Master, ma non fa per me. Troppi pochi contenuti. Troppi pochi contenuti, davvero. Per un gioco appena è uscito non è accettabile così pochi contenuti. Il Lunarono Super? No, devo ancora leggerlo. Sono fermo a quello quando Vegeta incontra gli Yard Detto bene. Mm, Legends ha sempre il problema di essere più epicentrico. Però sì. Se si scula un free to play può andare molto, molto avanti. Nel momento in cui un free to play si becca quei 3-4 mesi di sfiga totale. E è finito il gioco per il free to play. Circa. Perché rimane talmente indietro, si inizia a sfigare pesante, che buonanotte e sogni d'oro. Però nei giochi pvp è così, eh, in qualsiasi gioco pvp. Ora sinceramente sto provando, ve lo posso dire. Il gioco dei Digimon, Digimon Rearise, in cui... Speri. Quello penso che chiunque ci possa arrivare Cioè Che ci sarà un momento di un incontro È scontato Il fatto è che dovrei vedere come Però il collegamento video. Videoguerlè Ai è molto Oh Magic Final Gamer ha donato Ecco questa è l'immagine delle donazioni Quanto è carina così Grazie E però no Cavolo però non ho letto cosa hai scritto, aspetta che lo recupero, lo recupero. Se fosse l'ultima cosa che faccio, recupero cosa hai scritto, Magic. Ah, grazie. Che ti possa riprendere pienamente. Sono abbastanza nella via di guarigione, devo fare questa pausa per le medicine e tutto quanto, però dopo, dopo torno. Dopo torno con una cosa non collegata ad Occan. Però la prima live volevo fosse collegata a Dokkan anche in rispetto di quelli che mi seguono per Dokkan. Perché è normale che il 90% della gente mi segua per quello. No, non era Raptalia Maurizio, era Monica. Non un'immagine originale, ma era l'unica gif carina di Monica che ho trovato. Se vedete nessuna delle quattro gif è una delle doc, che poi in realtà non avete visto Yuri. Perché Yuri doveva apparire al posto di Saiyod, cioè Saiori Pattata doveva essere l'abbonamento. Doveva apparire Yuri per quando qualcuno si iscriveva, ma va bene. Non poteva andare tutto bene. Infatti, te sei in quel 10%. Uh, dicevo, sto giocando a Digimon, Digimon Rearise. Che schermata volevi capire qual è e non si vede un cavolo quindi non serve a nulla. Comunque, Digimon Realize che, che è un gioco dal day one praticamente. Lucas, dipende. Non sappiamo il dual di Natale. Uh, se sei free to play e hai tante stone, spendicene un po' perché il PG vale la pena. Però non esagerare. Nel peggiore dei casi lo prendi quei coi coin. I PG di Natale c'è il rischio che siano LR. E in quel caso è la morte. Ciao Sasso. La prossima Buster Global esce tra poco. Anche quella dovrebbe uscire una settimana massimo e dovrebbe essere piccolo. Comunque Digimon Arise, in cui sono anche in una Gilda, in un gruppo Telegram, è un gioco che se entri nel PvP è free to play, friendly, perché ti fai... Ogni settimana almeno le gemme per una multi. Però devi tenertele. Devi tenertele da parte. E vabbè, Magic, quando riesci a recuperarlo, fa te. Calcola che i primi 5 episodi. I primi 5 episodi sono l'Insipt. Ok? Che tu li veda o no. Tecnicamente mh, non cambia tantissimo. Ti perdi le conoscenze del gioco. Però, per la storia e per l'evoluzione della storia, non ti perdi troppo. Devi vederti i due episodi zero, quelli sono obbligatori, altrimenti non ci capisci più nulla quando inizia l'act 2, proprio l'ho dovuto fare proprio per quello perché non ci si capiva nulla altrimenti. Uh, no, il Goku Raku è in videogerrai. Non è. Non è nel mio, nel mio non c'entra nulla. Perché dato che hai detto Viverlai, pensavo che avessi confuso Cocuracu con Naraku per l'assonanza. Luffy e Lo e Big Mom V2. Ah, anche io quando uscirono li trovai entrati, trovai due Big Mom e un Luffy e Lo al dei due, però l'altro vai il mondo 5, tantissima roba. Eh, Ma figurati, hai donato, cioè... Hai donato, cioè, figurati se mi devo fare dei problemi se mi doni dollari o altro. Mi chiamo Aspetta la donazione. Grazie mille. Uh, sì, sì, la carico anche su YouTube. In realtà, sperando funzioni tutto bene, riesca a caricarla su YouTube. <ride> lo spero tanto, lo spero davvero tanto che le vecchie impostazioni come esso di Twitch funzionino bene. Speriamo. Il global, In realtà non lo stanno minimamente annunciando il Tanabata. Il che è strano, dovrebbe esserci forse. Dopo i morti lo annunciano a questo punto, di dire che c'è piccolo e poi il Tanabata. Altri giochi a cui sto giocando: eh, Salt Seia, eh, Cosmo Awakening, la versione sia. E ho trovato sia eh, Hades che Nettuno. Quindi tranquillo. Il gioco di Jojo Stardust Shooter. Carino, complesso a livelli assurdi. Uh, oddio, Luca Signo. No, inizia adesso e rerolla finché non trovi l'uffilò. Poi è finito il gioco. Tanto, l'uffilò fai qualsiasi cosa. Poi sto giocando a questo gioco. Questo ve lo voglio far vedere. No, quest'anno no. Il prossimo anno quasi sicuramente. Ho iniziato questo giochino qua del cavolo, che non so se qualcuno di voi lo conosce. Allora, questo è un gioco del cavolo. Totalmente del cavolo. Il gioco perché me l'ha consigliato un iscritto, che non chiedetemi perché, non chiedetemi come, ogni volta che voglio mi ricarica le gemme qua dentro gratis. Non so se abbia un modo per hackerare il gioco o altro, non mi interessa. Però ha detto "Giocaci un pochino, te le dica quando vuoi", senza senza impegno Se poi una volta vuoi portarlo Non per fargli pubblicità neato Portalo, fai qualche pull però le ricarica proprio così Magari avessi il viso su Dokkan Sarebbe divertente Ratchet and Clank giocato Giocato, bello Ho giocato a Clank Per l'esattezza per la PSP E sono le nove oh, Au Devo prendere le medicine Allora ragazzi La live Ha funzionato Ora devo soltanto Ma no, direi che più o meno Ci siamo di sperare che il video venga salvato bene, tutto quanto. Eh, Asm with Asm, il problema è che. Cioè, sto qua mi ricarica 45.000 gem ogni volta che glielo chiedo. Cioè, quindi in realtà non lo vedo questo pay perché c'è questa situazione. Poi ho notato, ho visto i reti del gioco, ho visto fottutamente i reti del gioco, e sì calcolando i ho visto immagino che potrebbe essere una cosa terrificante a non mi chiedere come fa non mi chiedere come fa ti dico che davvero pullo a random per avere tutta la batch se poi finisco gli, gli mando il transfer lui me lo rimanda dopo 15 minuti e mi manda... E mi rimanda con 45.000 gem, quindi... Non chiedermi come fa, non lo voglio sapere anch'io. Però tanto è quello che mi interessa il gioco. Finché va avanti, bene, se poi già lo so baddato. Ho passato qualche momento carino. Uh, Legends, quanto tempo occupa? Dipende da quanto pvp fai, può occuparti anche 24 ore. Quelli al primo posto nel pvp dubito facciano altro nella loro vita. No, io ho platinati, no, io ho platinati. Io ho i souls e penso... Po No, penso di aver solo i souls platinati col 2 che ancora manca del platino perché volevo portare la live finale, la porterò. Fanculo, la porterò e il platino me lo prendo. Il platino di Dark Souls 2 dopo quello che mi sono rotto per fare quei, quei 69 episodi me lo prendo. Mega, il tuo nome. <ride> Un Mega PG davvero buono. Dai, uscirà Genome Full Power. Allora, ragazzi, io devo andare a prendere le medicine. Poi avrò qualche minuto in cui cercherò di capire come mi chiamo perché sono qua e come esisto. Per chi interessa, per chi interessa? Perché è un altro genere di cose. Verso le nove e mezza inizia la prima delle live su Before Story, che servirà poi per la parte 3 del mio progetto. Modificando tutto quanto. Quindi, per chi interessa, alle nove e mezza saremo qua. Vedremo di entrare. In Before Stories, e io dovrò cercare di doppiare ogni singolo personaggio del gioco, quindi mi vedete fare più voci femminili che maschili. Lasciamo perdere. Già immagino che sarà una live da ricordare, quindi chi, chi vorrà esserci ci sarà, non si parlerà di docca. Ve lo dico subito. Ciao. È una L? E Geli Liandri o Gerliandri? Il piccolo. Nello schermo, non l'ho capito. Eh, per qualsiasi altra cosa sapete dove trovarle. Vi ringrazio di seguito e a tra poco, mezz'oretta.